Be the Change, sii protagonista del tuo cambiamento. È l'invito lanciato da Assisi dalla PMI Umbria, nonché il nome dato all'evento celebrativo dei 50 anni dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese dell'Umbria, che vanta oltre 500 associati. Nato da un'idea del gruppo Giovani Imprenditori di Confimia PMI Umbria, l'evento si è rivolto alle imprese del territorio. Numerose le partecipazioni al Paleventi di Assisi, tra convegni, speech e seminari formativi e informativi. Noi ci auguriamo che possano nascere delle partnership non solo nella ricerca di nuovi potenziali clienti, ma anche nella ricerca di nuovi potenziali fornitori e aziende partner locali. Un altro motivo del Be the Change, di questo evento, è che purtroppo in Umbria molte realtà non si conoscono e noi vogliamo dare la possibilità a queste realtà invece di conoscersi, di entrare in sintonia, in sinergia e quindi magari insieme crescere e sviluppare sempre di più il nostro territorio. 50 anni sono tanti, in 50 anni si sono vissuti, diciamo, momenti di tutti i tipi, di tutte le difficoltà. Difficoltà che per la piccola e media industria continuano ad esserci. Ricordo che hanno chiuso 850.000 imprese in questi 10 anni, è un dato che non viene molto portato avanti, che 94.000 sono state le imprese che hanno chiuso l'anno scorso e che quest'anno stiamo viaggiando a 250 aziende al giorno che chiudono. E pertanto auspico che l'attenzione della politica sia verso questo problema, che è il problema che in effetti ci accomuna tutti, tutte le piccole e medie industrie, che ricordo che sono 4.850.000 e che producono il 73,8% del PIL nazionale. Dall'innovazione dei modelli di business alla trasformazione digitale, passando per il welfare aziendale con importanti relatori e specialisti dei settori. Be the Change è stata un'occasione per ragionare su questi temi e proporre idee e soluzioni. I 50 anni sono un riconoscimento per i nostri associati e però significa anche ricordargli che lavorare in un'associazione, insieme a un'associazione, significa mettere a leva le competenze e mettere a fattor comune le necessità. E avere qualcuno che ci rappresenta significa avere una sommatoria che è maggiore delle singole forze di ciascuna azienda.